Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra consueta live del mercoledì. Oggi l'argomento è stato richiesto diciamo, a gran voce da tanti nostri eh, seguaci ed è eh, la rimozione dei tatuaggi. Avevamo già fatto una live, però oh, quella di stasera avrà un taglio pratico perché ultimamente tante persone ci stanno chiedendo notizie sulla rimozione dei tatuaggi. Questo per alcuni motivi chiari. Allora, per fare dei concorsi ehm, per le forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia, la legge prevede che eh, i concorrenti non abbiano segni di riconoscimento in posti del corpo dove la divisa non li copre. Ed ecco perché è aumentata la richiesta di tantissimi eh, giovani che prima di intraprendere la carriera militare. O anche la guardia penitenziaria ci richiedono la rimozione dei tatuaggi. E poi perché, fondamentalmente, ci sono tantissimi pentiti del tatuaggio. Un po' perché sono stati tatuaggi fatti in età eh, giovanile quindi invecchiando, si è cambiato un po' la conformazione del corpo, si è cambiato un pochino le, le esigenze di vita, si cambia. E un po' perché molti altri vogliono ritatuare o migliorare dei tatuaggi. Ovviamente, ci sono anche delle persone che vogliono rimuovere il tatuaggio perché il tatuatore ha fatto degli obbrobri, delle vere e proprie schifezze. Ora, la diretta di stasera, che sarà molto rivista e poi la manderemo anche specificatamente agli interessati proprio, o, che vogliono fare la relazione del tatuaggio, servirà a chiarire eh, cosa può fare il laser, in questo caso il laser a picco secondi, cosa non può fare il laser e quali sono le. Fake news, come si usa a dire adesso, quindi le false notizie relative a questa eh, metodica. Ripeto: la rimozione dei tatuaggi è un atto medico, deve essere espletato da medico specialista eh, di laser e soprattutto che abbia una notevole competenza. Oggi vi racconto un episodio che poi speriamo di portare con testimonianza. Ho visto un ragazzo per bene, veramente un ragazzo giovane di 24 anni, che aveva fatto 14 sedute di Laser per la rimozione dei tatuaggi. Vergognoso, lo dico al collega, vergogna. Non è possibile prendere in giro un ragazzo, fargli pagare 230 euro a seduta un tatuaggio neanche complicatissimo e alla quattordicesima seduta non avere risultati. Perché? Perché togliere i tatuaggi non è facile. Necessita macchinario serio. Qui non voglio entrare in polemica con nessuno. Non dico che ho il migliore laser. Sicuramente abbiamo la più grande esperienza. E soprattutto esperienza e dire la verità. Non è possibile togliere i tatuaggi in due o tre sedute. C'è una scientificità, c'è una scala che io faccio vedere molte volte ai pazienti che è quella là con cui noi facciamo un preventivo sul numero di sedute e il costo relativo ad ogni seduta. Meno male il paziente deve conoscere in anticipo quale sono il numero di sedute, qual è il, gli esiti a cui va. Quindi adesso noi andremo a sfatare uno per uno dei miti, poi ci sono dei filmati che vi commenterò in diretta. Anzi, forse è meglio partire direttamente con qualche filmato, così vedrete dall'inizio come si tratta. Questo è un tatuaggio che è stato trattato già qualche anno fa. E vedete qui il laser che lavora in maniera precisa sul tatuaggio. E stiamo facendo il colore bluet all'interno di questa fogliolina perché vi faccio vedere questo? Questo è un tatuaggio che era veramente carico di colore, c'era una cover sopra, sotto c'era un altro colore. Vedete come sta uscendo fuori il colore che è, è sottostante all'originale? Ed era un tatuaggio abbastanza complesso, ovviamente. Stiamo lavorando con un pico secondi di eh, prima generazione. Adesso ovviamente i picosecondi si sono evoluti, però ci permette, questo è già un picosecondi di nuova generazione, vedete com'è più veloce, più compatto nell'esecuzione, però vorrei dire questo, non è che necessariamente noi dobbiamo avere l'ultimo ritrovato della tecnologia, perché l'esperienza con un laser come questo si facevano anche ottime, ottimi risultati. Allora, quali sono le cose che i pazienti mi chiedono? Noi abbiamo fatto una campagna adesso... Eh, di ads su Facebook, Instagram e eh, sul nostro eh, sito, ma tutti ci chiedono prezzo: è possibile conoscere il prezzo? Allora, il prezzo è in relazione alla grandezza del tatuaggio, alla sede del tatuaggio e al numero dei colori. Ecco perché non possiamo dire un prezzo. Ieri, un paziente stupido mi ha insultato su Instagram, mi ha detto: 'Porca troia, vi può dire il prezzo?' E io, ho risposto, ma come faccio a dirti il prezzo? Non lo so, perché è come se tu vuoi una macchina e non mi dici che macchina vuoi. Quindi fermo restando che i pazienti vanno un pochino educati, il prezzo viene fatto in base a una visita medica e un preventivo. Poi molte volte si possono mandare delle foto al nostro portale e noi diamo delle indicazioni di massima, che sono il numero di sedute e il prezzo per seduta. E ovviamente andiamo a valutare se c'è la fattibilità e quali sono i rischi a cui gli esponiamo il nostro paziente. Questo, per esempio, ce lo chiedono spessissimo: è dolorosa la rimozione del tatuaggio con i laser? Sì, è dolorosa, è inutile dire no in dolore: no, è abbastanza fastidiosa. Non è doloroso, come quando si fa, però è abbastanza doloroso, dipende dalla sede. Ovviamente, su un braccio come questo non c'è nessun dolore. Ma si può fare l'anestesia? Certo, noi possiamo fare un'anestesia di tipo topico che significa una crema e quindi si sta con mezz'ora di crema in occlusione. Cioè si mette la crema e poi si mette una, un domopac, oppure si può fare un'iniezione di lidocaina. Ma è vero che l'anestesia con la puntura inibisce l'azione del laser no, falso. La giusta anestesia, intumescenza leggera non altera l'efficacia del laser, quindi non credete alle cazzate che vi dicono. Poi, perché viene sconsigliata? Molte volte perché si vuole risparmiare sull'anestetico, parliamoci sinceramente, altre volte perché è più facile mettere una crema, però diciamo che fondamentalmente... Un'altra cosa importante, vedete qui un trucco permanente. Brucia i peli? Allora, il pico secondi, quando è veramente un pico selettivo, non avendo un effetto fototermico, non dà lustione del pelo. Quindi il pelo ricresce normalmente, diventa biancastro ma poi ricresce. Quindi questo vale sia per gli uomini che hanno tatuaggi in zone villose e soprattutto per trucchi permanenti dove il sopracciglio potrebbe essere alterato dalla bruciatura del laser. Ghost, cosa significa ghost? Fantasma. Ecco, quello che abbiamo visto oggi del paziente, poverino, che ha fatto 14 sedute, si chiamava fantasma. E cos'è È il residuo di inchiostro che i vecchi laser in picosecondi o in, pic in cui switched, o in picosecondi non performanti lasciano questa sorta di sabbia di inchiostro che i nostri anticorpi i macrofagi non riescono a digerire? E quindi questo ghost, se non viene scarcerato, non viene attivata la uh, rimozione macrofagico, non viene frazionato, non viene più tolto. Qui vedete per esempio un tatuaggio enorme con cover, vedete come il chiuswitch pico in questo caso riesce a lavorare in maniera selettiva sul tatuaggio. Il nero è abbastanza semplice, questo poi è un tatuaggio dove le scritte sono più difficili, il sotto sarà più complesso da rimuovere, però vedete come la selettività, perché il raggio laser colpisce selettivamente il colore selezionato, in questo caso il nero, e noi con questo spot abbastanza largo riusciamo a fare questa operazione eclatante di pulizia del pigmento. Non c'è sanguinamento come è legato ai vecchi laser, soprattutto è una situazione tranquilla. Attenzione, questo non vuol dire che il giorno dopo o in una sola seduta togliamo il tatuaggio. Per togliere un tatuaggio sono necessarie da 6 a mediamente 10-12 sedute, dipende dalla grandezza, dipende ovviamente dal tipo di inchiostro. Sono tatuaggi che hanno bisogno anche di 15-16 sedute. Perché vi faccio questa premessa? Perché sento e vedo delle cazzate micidiali scritte sui social. L'altro giorno alcuni pazienti hanno detto ma il suo collega a Palermo o a, adesso non mi ricordo a Reggio Calabria li toglie in due o tre sedute. Bene, se è così bravo andate da lui, fisiologicamente è quasi impossibile. Su migliaia di tatuaggi l'ho trattato, forse due sedute le avrò fatte due o tre volte su tatuaggi della zona del collo con intervalli molto alti. Questo vedete è il tatuaggio, quello lì, il glad gladiatore che ormai è diventato famoso come con una sola seduta, eh, vedete qui era proprio nerissimo e lì avete visto come è schiarito. E quello è qualche giorno dopo dove vedete l'inchiostro coagulato, il, viene utilizzata una crema morbidente che ci permette poi di levare e poi c'è una restituzione integro della pelle completamente normale. E passiamo all'altra domanda che ci fate spessissimo. Cicatrici? No. Non ci devono essere cicatrici. Se c'è la cicatrice è un'indicazione di trattamento errato, di laser errato e di medico impreparato. Perché il laser, vero, ha un effetto selettivo, fotoacustico, non deve fare soluzione di continuità. Vedete questa signora? Qui aveva il tatuaggio cover doppio rosso, verde, tutti i colori. A L'altro lato vedete un pochino di depigmentazione biancassa che col sole va via, ma non c'è cicatrice, non c'è quello rilievo. Molte volte vediamo dei cheloidi, vediamo delle cicatrici di rilievo, io sto vedendo delle porcherie assurde. Il laser deve essere usato da gente competente e soprattutto non si può risparmiare sull'apparecchiatura. Ricordo, e qui lo dico per onore di tanti colleghi per bene e bravi, che anche un buon q switched di serio molte volte può essere migliore di pico di scarsa e dubbia provenienza. Guardate qui: questa mano è sfumata, vedete lì subito dopo le zone dove vedete quel biancastro è l'azoto che si crea e la bolla di E dopo un, qualche settimana vedete già come è schiarito. In questo caso, parliamo veramente di una seduta. Perché il tatuaggio è facile, ma togliere quel fantasmino dopo la prima seduta ci vuole un po' più tempo. E vi dico queste cose perché bisogna essere chiari: quindi il rischio citizzale basso, quasi inesistente per chi lavora seriamente. Poi ci chiedono tutti: laser frazionato aiuta, non aiuta. Allora, se uno ha un buon picco, molte volte dentro i picco c'è un po' la frazionatura. Ovviamente, per aiutare l'assorbimento di pigmento con laser più scadenti, meno performanti, più antichi, i vecchi laser frazionati CO2 permettevano di aprire lo strato corneo della pelle e di fare penetrare il raggio all'interno. Quindi, aiuta, ma non è indispensabile. Poi, nell'ambito di pazienti che hanno avuto degli esi cicatriziali, l'utilizzo del frazionato permette di migliorare la texture cutanea, di avere un risultato migliore, quindi di stare meglio. Altra domanda che ci viene fatta. Macchie bianche. Allora, se il laser non è termico, quindi non brucia, non danneggia il melanocita e quindi la macchia bianca poi va via. Qui abbiamo fatto un passaggio dal lato col picosecondo all'altro lato col nanosecondo per farvi capire la differenza, perché è anche vero che il nanosecondi non ha esaurito la sua funzione e la sua utilità, è ancora un laser utile, soprattutto quando c'è tanto pigmento nero, quindi le prime sedute si possono fare in nanosecondo. Quindi macchie bianche no, se ci sono degli esiti pigmentari, molte volte possono essere anche temporanei, quindi con l'abbronzatura possono andare via, se purtroppo la pelle si è bruciata, il danno è permanente, ma non è il laser serio, non ne deve fare. Può succedere, il paziente lo deve sapere, ma non deve succedere. Poi ci chiedono linfodrenaggi dopo i laser, allora, se uno ha un buon laser, l'infodrenaggio non sono trattamenti utili. Se uno ha fatto dei danni, il trattamento linfodenaggio deve essere fatto perché aiuta la pelle a riparare meglio, così come le endermologi. Tanti pazienti, mi finisco, hanno fatto zono, carbossi, di tutto. Ascoltate, il laser per i tatuaggi è il laser per i tatuaggi. Si aiuta con un frazionato, se c'è necessità, perché un tatuaggio più difficile o sta facendo fatica, tutto il resto non ha, ha, ha validazione di tipo scientifico. Poi, che io voglia fare... Una carbossi, uno zono, un endermology, un l'infodrenaggio. Quello lo lascio a tutti quelli più bravi di me a vendere questo tipo di trattamento, ma non è utile. Creme schiarenti per i tatuaggi: no, non funzionano, possono creare effetti collaterali. Tante estetiste hanno provato a schiarire i trucchi permanenti con questi remover. Purtroppo sono sostanze chimiche, nel 90% dei casi hanno fatto guai. Fino adesso l'indicazione rimane questa. Altra piccola critica. Si legge spesso nei social che noi medici siamo disonesti perché facciamo pagare un tatuaggio come questo il sopracciglio oltre 200 euro. Allora, un macchinario per togliere i tatuaggi, un laser pico, supera. Di quelli seri ovviamente, tranquillamente 200.000 euro. L'altro giorno c'era un collega sulla Rai che diceva di 2,40 per alcuni soggetti. Il nostro costa tanto, quindi non siamo disonesti. Dobbiamo pagare il leasing, dobbiamo pagare il nostro lavoro. E quindi quando sentiamo questi commenti, veramente ci dispiace che la gente sia ancora così eh, superficiale. E, mh, altra cosa importante ed è forse la cosa più Importante, quanto tempo deve passare tra una seduta e un'altra? Ecco, qui oggi per esempio questo ragazzino, che gli hanno fatto 14 sedute, gli facevano sedute ogni 28 giorni. Questo è assurdo, perché tra una seduta e l'altra, tranne casi particolari, è vero che il picco ha accorciato il tempo di latenza, non si deve fare mai una seduta prima dei due mesi. In alcuni casi si può accorciare a 45 giorni, se ci sono particolari esigenze, ma non si deve scendere sotto questi due mesi consigliati. Più si aspetta e meglio è. Ovviamente all'inizio possiamo essere anche un pochino più vicini, due mesi, due mesi e mezzo, poi anche tre mesi. Ricordatevi che il macrofago, cioè gli anticorpi che si mangiano nel in nostro inchiostro, più tempo passa e più smaltiscono. In L'inchiostro in maniera semplice perché un tatuaggio della mano piccolino di un dito è più complesso da togliere di un tatuaggio del torace o del collo perché deve fare un viaggio questo macrofago per andare a portarlo nell'infatio molto lungo. Quindi, i tatuaggi delle mani e dei piedi sono quelli più rognosi, nonostante, per esempio, abbiamo una letterina, sono più lunghi da rimuovere. Quindi, sfatiamo il fatto che se è piccolo sul dito bastano due sedute se invece è grande sul collo ce ne vogliono 20 quindi sedute medico serio vi dice non prima i 60 giorni puoi aspettare anche 90 giorni e in alcuni casi se hai una situazione complessa anche di più abbiamo avuto pazienti che hanno fatto sedute anche una volta ogni 6 mesi risultati eclatanti e ovviamente e, è un mondo nuovo per molti c'è tanta ignoranza, tanta inconsapevolezza. Tanti praticoni, tanti cialtroni, ora non si entra nel tecnicismo del tipo di laser, perché ci sono laser ottimi, laser che non funzionano, laser, ma ci sono medici che non hanno grande esperienza. Quindi informatevi sempre, cercate di capire il laser, come tutti gli strumenti medici, può avere degli effetti collaterali, può avere delle controindicazioni. Non è che se io dico 6-8 sedute, questo significa legge, può darsi di fare un po' di più. Per esempio noi come studio abbiamo adottato che quando facciamo un preventivo che mh, comprende le, le 10 sedute, dalla decima in poi il paziente o paga la metà del prezzo originario o in alcuni casi non paga nulla, perché quello è un errore valutativo che non deve pagare il paziente ma lo paghiamo noi. È ovvio che se c'è un tatuaggio molto complesso, il preventivo viene fatto su lunghe sedute. I tempi sono quelli, non ci sono trucchi per accorcia accorciarle, ci sono delle accortezze. Ovviamente, dopo il laser, cosa abbiamo solitamente? Allora, non dobbiamo avere sanguinamento vivo, il cosiddetto vecchio pimping che si veniva a fare con i vecchi chiusuicciati. Solitamente c'è del sangue pesto il giorno dopo possono comparire delle bolle, soprattutto nei colori rosso, arancione, il cosiddetto orange gauguin, il giallo, diciamo i colori più brutti, antipatici anche perché a rischio tossicità, ecco lì vedete qual è il massimo dopo il giorno, sono queste crosticine eh, appiccicate, ma non c'è alterazione dello strato delle epidermie, cornea e pelle, cioè Abbiamo una restrizione intego perfetta della pelle, quindi la bollicina ci può stare. Oggi ho visto, per esempio, i post di questo ragazzo. Addirittura il medio dava antibiotico per via orale, cortisone e antibiotico per via topica. Di solito si utilizza una crema ridratante, si copre per qualche giorno ma e non c'è sudato, non c'è infiammazione. Vedete in questa situazione: vedete un prima e un dopo, dopo poche sedute, come è sicuramente. Sicuro, quello è un polso e in quel caso, ad esempio, abbiamo una rogna di tatuaggio perché lì la pelle è veramente sottile. Siamo sulla zona volare del polso, le vene sono superficiali. Vedete le puntine di inchiostro della farfalla sono un po' più scure? È già un risultato ottimo. Poi, aspettando, possiamo portarlo a buon termine. Quindi, quando io vi raccomando, non vi soffermate sul prezzo. Tra virgolette, ho scoperto oggi di essere meno caro di quelli. Più scarsi perché, per assurdo, poi gli scarsi sono anche quelli che vi fanno spendere più soldi. Ma non entro in polemica. Il centro vi deve tutelare fondamentalmente nella conoscenza. Poi, non siamo infallibili. Ovviamente, oggi ci facciamo forti perché abbiamo uno dei migliori laser, forse il migliore laser al mondo. E in questo momento, il competitor migliore è Anni Luce, lontano da noi, anche per alcune caratteristiche tipo tecnico o fisiche e pensate un cutera e adesso è arrivato in calabria a cosenza però in due lunghezze d'onda gli altri a Napoli e poi in sicilia noi per esempio siamo gli unici ad avere questa tecnologia che ovviamente dà la, la stacca e la differenza a tutti gli altri non devo essere io a farlo cominceremo a fare fare delle testimonianze ai nostri pazienti abbiamo chiesto oggi a questo ragazzo se ci fa poi una testimonianza scritta è anonima perché non vogliamo mettere alla berlina i colleghi che fanno queste brutte figure anche se dovrebbe essere così abbiamo tanta casistica personale di prima e dopo abbiamo tante persone che ci vogliono bene che possono testimoniare la riuscita della rimozione del tatuaggio e ancora oggi mi, mi amareggio quando leggo commenti è impossibile è un trucco è un photoshop è una truffa no allora se voi vi rivolgete ai medici seri ai provisti seri queste cose si fanno non è un trattamento facile non è un trattamento da fare a cuor leggero è un trattamento che può avere poi dei costi anche importanti per fortuna si può dilazionare nel tempo, non ci sono dei, delle scadenze fisse che se non lo fai succede qualcosa, però per chi è motivato, che si vede il corpo deturpato da un qualcosa che non gli appartiene più, capite bene come questo rimedio oggi come oggi sia veramente indicato. Poi, per non dilungarmi tanto, eh, innanzitutto ringrazio, abbiamo superato i mille iscritti al gruppo. E stiamo cambiando un po' il, la comunicazione. Troverete tanti post nuovi interessanti perché, oltre il tatuaggio, ne, ne sto parlando perché sto vedendo tanta gente rovinata e tanta gente che investe veramente tanto denaro su questa eh, metodologia. Che vi ripeto, al di là dell'effetto estetico, per molti diventa eh, un lavoro. Qualche mese fa vi avevo parlato di una mia paziente. E che mi ha mandato un messaggio che è stato ora arruolato in polizia e questa ragazza mi ha scritto alla faccia di tutti quei medici incompetenti che volevano rovinare il mio sogno. Questa ragazza ci farà un'intervista, ovviamente coperta all'anonimato perché è una partente forza dell'ordine, che ci racconterà dove qualche anno fa aveva era andata da dei colleghi, ha speso tantissimi soldi, aveva fatto quasi 20 sedute, se non più, il suo tatuaggio si era trasformato in grigio, era rimasta la cicatrice, poi vi farò vedere, e al concorso rischiava di essere buttata fuori. Abbiamo fatto ricorso, ci siamo dati dei tempi e lei è entrata in polizia e per noi è un motivo di soddisfazione perché perché non è giusto che si faccia pagare la propria incompetenza, sia professionale che tecnica, a dei ragazzi che, pensate, questa ragazza aveva superato le prove e quindi, rischia, provate scritte tutto, rischiava, nonostante i sacrifici dei genitori che avevano speso questa cifra non indifferente per la di essere buttata fuori. Ora io dico ai colleghi, se non avete la giusta tecnologia, se avete un laser del cazzo, scusate, che cosa vi costa? Non me lo volete mandare a me visto sui coglioni perché Pulvirenti è migliore di voi? Mandatelo da chi ha la tecnologia migliore. Mandate a Milano, mandatela a Roma, mandatela a Napoli, mandatela a colleghi che possono fare il vostro lavoro, ma non li rovinate. Non diventerete ricchi a fottere i soldi a questi ragazzi e soprattutto state sicuri, e se un giorno questi ragazzi cominciano a dire: Sono stato da questo medico, mi ha fatto 14 sedute. Ho speso più di 3000 euro e il mio tatuaggio è lì e io non ho potuto superare il concorso. Questo tipo di pubblicità in questo momento vi farà un male. Compratevi laser buoni se volete fare questo tipo di, eh, tra, di, la, di trattamento di lavoro. Andate ai corsi, studiate e poi lavorate seriamente. La praticoneria è finita e io da quest'anno ho deciso, visto che ormai i social ci permette di dire la nostra, di fare campagna informativa dove ovviamente non punterò il dito su nessun professionista, non è mia abitudine, però sarò un castigatore su tutte le situazioni. Non è concepibile che un ragazzo di 23 anni che fa il commesso e guadagna veramente due lire possa prendere più del 30% del suo stipendio mensilmente e buttarlo per, per essere fregato. Se siete incapaci non lo fate, se avete un laser che è stata una fregatura toglietelo, non cambia nessuno, non si frega nessuno. Con questo Concludo, scusate la polemica, ma mi, 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 mi viene la, la rabbia perché oggi ho visto questo ragazzino veramente e, e mi ha dato rabbia. Quindi ritorniamo adesso all'argomento, quindi tatuaggi si possono togliere, il rischio è minimo, i risultati ci sono, è una metodica approvata dall'FDA, i rischi non sono nella rimozione, se andate dal tatuatore, tatuatore esperto, serio, anche farli non c'è un rischio di infezione. C'è una normativa un pochino carente per quanto riguarda gli inchiostri usati. Come consiglio generale fate tatuaggi monocolore, evitate di usare i colori come il giallo, questo arancione perché non sono ancora certificati per l'uso umano. Se vi facessi vedere le schede tecniche vi spaventereste. Quando rimuoviamo un arancione, per esempio, dobbiamo spiegare al paziente che potrà avere una reazione allergica, eccetera, eccetera, però non è l'argomento di stasera. Manderemo questa diretta anche sull'altro canale e vi ringrazio sempre. Via via adesso affronteremo argomenti pratici. Sempre più veloci, sempre più eh, di utilizzo comune. Quindi parleremo di nuovo del filler, parleremo delle radiofrequenze, parleremo anche eh, di tante apparecchiature. E vi chiedo, come è stato per oggi, di mandare queste domande perché oggi abbiamo avuto veramente eh, tutte queste domande. Quindi la trasmissione l'avete fatta voi con le vostre domande. Ringrazio sempre tutti che lo vedranno, lo ascolteranno, chi lo vedrà in differita e ci rivediamo mercoledì prossimo un abbraccio grande grande